Questa è una cosa bellissima! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Io sono Chiara, lui è Fede e oggi siamo qui con le stesse magliette degli ultimi video perché stiamo cercando un oggetto nei pacchettini di AliExpress. Questi pacchettini di AliExpress che sono acquistati da Fede con grossi sconti e tutto quanto hanno uno di questi pacchettini, un contenuto che non è costato qualche centesimo, ma che è una cosa per me e che io sto tanto cercando in questi pacchettini e che ormai ho perso la speranza, non ci sarà mai. Ma c'è, è stata consegnata. È una cosa soffice, ok? Se lo troviamo vi spiego anche che cosa serve, però dobbiamo riuscire a trovarlo. Tanto è arrivato il pacco qua. Questo è l'ultimo pacchettino che abbiamo qui in questa casa, però Fede poi ne ha altri a casa sua, quindi secondo me non ha portato qui quelli giusti. È qui, è questo. È una cosa soffice. Ma cosa è qua? Che... Non è nessuno di questi, ma si vede che non è nessuno di questi. Bene, scegliene tu uno. Questo. Oggi che non l'ho, ma quelli puoi strappare, sono di carta. Hai quasi tagliato. Questo so che cos'è, l'hai già preso una volta. Sono due. No, questo è diverso, no? C'è un pennino. Un diamantino. Ah, allora, questo ve lo dobbiamo raccontare. Allora, una volta abbiamo aperto una di queste bustine di AliExpress e al suo interno c'era tutta una carta, bella, tutto quanto, che spiegavano che avevamo comprato un diamantino particolare, noi Sanite, che è scritto anche qua. Però questa volta non solo c'è scritto assolutamente tutto reale, tutto boh, poi non sappiamo se sia un diamantino così a caso. Però questa volta ci è capitato con questa bellissima confezioncina. Ah, perché noi dobbiamo registrare gli Orgra Purchase, il nostro acquisto sul sito, col codice. Non abbiamo fatto l'altra volta. Però non mi ricordo cos'era la messa mite. Costava. Sì, era una roba che costava, avevamo anche messo il pezzetto in cui si spiegava, però non me lo ricordo. Comunque, probabilmente sono una cinesata, non sappiamo. Io, dai, ma guarda, ho messo quel pacchettino. No, questo è bellissimo. Ma infatti l'altra volta non avevano fatto. E questo è sempre stato acquistato sempre con le monetine, quindi è costato tipo un centesimo. No, un centesimo. Con le monetine. Ok, andiamo avanti. Mi era sapestando che vede due pacchi grandi dove aprire quelli. Ah, questo è bello. Guarda che bello. Questo è bello davvero. Sono carini, sono stupettini. Sì, sai cosa sono questi? Abbellimenti per Sydney. Il nostro Guinea Pig non sarà molto felice di questo. Sono andati a Guinea Pig. Sì. Ok, adesso cosa tocca? Questo? No, questo dopo. No, questo secondo me è questo. Ma no, è una roba. Ma è quello. Cos'è? Infatti sembrava una cosa del genere. Credo siano più di pacchetti. Cioè che tu fai il pacchetto, idealmente quello delle caramelle e dei biscotti trasparente, e poi lo chiudi con quello lì. Ma quanti sono? Boh, non so come funziona. Ma non so come funziona. Tu prendi il tuo simbolo. Aspetta, prendi quello che è doppio questo. Hai preso l'unico che è singolo. Aspetta, sembrano fiocchi. No! Questi, sai che ci sono i fiocchi giganti per pacchi che tu tiri e viene fuori il fiocco gigante? Questo è la stessa cosa? Ma è piccolo! Che figata! Questi costano, quelli giganti costano un botto. Ma è bellissima questa roba. E poi questo tu lo leghi sul pacco, così lo leghi. Ma è stupendo! Non ti ho mai visto che lo dici. È bellissima, è una magia! E si può anche rimettere a posto. Bene, questo è stato l'acquisto del secolo per Fede. Questi sono diventati miei. E mi dica, si ricorda se l'ha preso con le monetine? No, non mi ricordavo di averlo preso. Non ho idea. Penso fosse con le monetine. Probabilmente perché l'hai preso e non sapevi cosa stavi acquistando. Perché l'hai visto e hai detto cos'è sta roba. No, probabilmente l'ho visto e ho detto è bello, guarda, sono belli. Però mi aspettavo uno, non tutti questi. Vai, prossimo pacchetto. Buona felice.
A me quelli piccoli, che ora ne so io. Beh, per me c'è qualcosa per me. Se vuoi ti do uno rosa che sono doppi. Altri fiocchettini per Sydney, uguali, sì. Sì, sì, sono e li ha messi nello stesso pacco. No. Ah, questa è una cosa bellissima. Queste cose le ho prese tutte con le monetine. Questo è il pacco delle monetine. No, non sporcare questa cosa. Questa è una cosa. Sai cos'è questo? Zitto. Puzza? Ma no, non rompere, non devi. Serve per ammorbidire delle superfici. Per cosa? Ah, il. È sulla cintura delle quattro della macchina. Quando vai in macchina c'è la cintura che ti rompe qua, tu metti questo e ti accarezza. È morbido, è soffio. Ma perché te la cintura dà fastidio in macchina? Qua, quando arriva sul collo che ti tagliano, te mai, ma arriva proprio qua la cintura in alcune macchine. E dà fastidio, tu metti questo e sei morbido. Beh, sono felice che tu sia felice. L'ho preso con le monetine. Questo è stato difficile perché... c'era più giorni ed è sparito. Se poi un giorno sono... per questo è un foglio che ho scritto un non bel è, niente no, non è lì, non è lì, perché questo è tutto con le monetine. Io apro, tu guardi. Ma no, c'è qualcosa. Ah, c'è qualcosa. Ma scusate, ma io mi chiedo, no, c'è una cosa dentro. Ma io faccio un appello ai cinesi: se voi mi spedite questa roba che adesso vedete, perché mi mettete tutta sta roba? Che uno pensa, oh, è una roba bella. Pure rovinata! Ma dico! Tutta ma rovinata, cosa? Secondo me perché altre volte gli hanno detto, guarda che è arrivata una schifezza tutta rovinata. Cioè, in realtà è un prodotto fantastico per quando vai a scuola. Pare che ho fatto di niente. Cioè, scordatevi quello che comprate in edico. Cioè, in... Ho capito, ma se me la dai piegata è uguale. Sì, perché si è rovinato, uguale. È piena di buchi. No, sono solo pieghette. Ma io dico, tutta questa carta, questo lo useremo se dobbiamo spedire qualcosa. Che poi non vorrei dire, no, ma questo qua è una busta col bottone. Questo qua è una busta, gli metti il bottone della stessa cosa. È solo più grossa. No, no, questo non l'ho capito, sinceramente. Direi, miglior acquisto fatto questo. Chiara, molto felice che abbiamo trovato questi. No, questi sono belli, indiscutibilmente sono belli e sono molto utili. Poi sono tutti di colori diversi, quindi sono proprio belli. Però sono molto triste che non c'è... Non che volevo. Ma questi due sono uguali? Sono 6. Oh, sono 10 e allora vanno solo i colori. Ah, sono 10 pezzi l'uno, quindi sono 100. Bene! Quindi anche questo video è finito così, ci ritroverete in un prossimo video con magliette diverse, sempre alla speranza dello stesso pacchetto, e iscrivetevi al canale per vedere altri video di questo tipo, perché ovviamente ce ne saranno tanti altri, e anche in futuro video creativi in cui useremo tutte queste cose. Dimmi! Questa serie, e quindi voi troverete diversi video che si chiameranno Chiara e il pacchetto perduto. Sarà 1 Chiara e il pacchetto perduto, 2 Chiara e il pacchetto perduto, 3 Vediamo fino a quando arriva questa serie. Secondo te, Chiara? Io non ho nascosto il pacchetto, ok? Siamo chiari, non so dov'è, però c'è da qualche parte. Speriamo. Beh, mi ha segnato che è arrivato. Col furgone. Ti aspettiamo qua sotto nei commenti e nel prossimo video. Ciao ciao! Devi chiamarlo davvero Chiara il pacchetto perduto, eh?